grande vittoria, popolo rosso nero, sì cazzo, andiamo, andiamo. Mi hanno fatto cagare letteralmente nelle mutande, raga. Io sono sincero, gli ultimi minuti della partita non l'ho vista perché mi sono cagato addosso, perché buttare nel cesso una partita così, quindi io il gol di Rafael non l'ho visto, perché se guardavo anche gli ultimi minuti di partita prendevo un coccolone e morivo. Raga, vi aspetto alle 9 tutti insieme a festeggiare come pantegane quando trovano un pezzo di formaggio, raga, in live insieme a Benzinero. Maresca, sei un grandissimo testa di merda, Maresca. Adesso, allora, io non difendo Zlatan perché sicuramente avrà fatto la sua cazzata, che anzi, una cosa, mister, fai calmare i tuoi giocatori. Questi arbitri ce l'hanno con noi. Adesso, per ogni minima parola, siamo gli unici che vengono espulsi perché dicono qualcosa all'arbitro. Nessuno invece non viene espulso, solo nessuno. E un'altra cosa, quando si fanno le designazioni arbitrali, Federazione, ci avete mandato Maresca da Napoli. Da Napoli, stiamo lottando col Napoli per andare nelle prime quattro posizioni e voi ci mandate Maresca da Napoli. Ovvio, la provate tutte, ha cercato il momento giusto per metterci in difficoltà. Ibra, come un pollo, Ibra, io ti difendo sempre, però sei indifendibile questa volta. Avevi fatto una grande partita, cazzo. Una grande partita, perché a quelli che dicono che Ibra non deve firmare, lasci stare, c'è stata una cosa da fenomeno, anche se ha 40 anni, ma mi hai fatto cagare in mano, hai fatto un grave errore, hai messo in difficoltà la squadra, è la seconda volta e non va bene, perché questi arbitri aspettano solo questo momento, ma da oggi festeggiamo la vittoria. Io sono contento dei ragazzi, fino a quando non siamo rimasti in 10, abbiamo giocato alla grande, abbiamo messo sotto il Parma ed è stato davvero un peccato arrivare a doverci cagare in mano fino al 94esimo. Raffaello, speravo che entravi con un'altra testa dopo l'infortunio, i problemi di Covid, tutto quello che ti è capitato, sei entrato con un'altra testa. Io spero che questo gol ti dia linfa vitale per questo finale di campionato, perché abbiamo bisogno di voi, perché adesso sicuramente Zlatan si piglia almeno 2 giornate. È anche per questo che dico, stiamo attenti. Non cadiamo nelle provocazioni, non cadiamo in errori, non facciamo puttanate. Fatta la puttanata. Maresca, ti ho insultato adesso, ti insulto in live dopo, ti insulto anche quando farò le Benzinero pagelle lunedì. Quindi sappi che tu per me il Milan non lo devi più abitare. Dopo arriva il Bonucci di turno, l'Insigne di turno, che gli dicono di tutto e di più agli arbitri. Ibrahimovic espulso, non lo giustifico, raga, non lo giustifico. Però comunque grande prova di orgoglio dei ragazzi, un grande Milan che merita il suo secondo posto, e non è detta ancora l'ultima parola. Voglio vedere sempre i ragazzi così. Sono stato contento di Theo Hernandez, che ha risposto alla grande, l'ultima brutta prestazione che ha fatto. Sono molto contento di Ante Rebic. La coppia difensiva fa davvero paura. Tomori, grande prestazione anche lì. Kalulu, Pioli, gioca Kalulu, hai visto? Gioca bene. Grande prestazione anche del nostro allenatore Stefano Pioli, perché è facile criticare sempre quando si perde, così quando si pareggia. Però bisogna elogiare il nostro allenatore quando fa bene, se siamo secondi è anche merito suo. Quindi, raga, è stata una libidine pazzesca. Ho fatto festa, ma la più grande festa la faremo insieme tra poco meno di un'ora. Quindi, forza Mina, ci vediamo in line. Grandi ragazzi, dai!